Buongiorno, mi chiamo Lidia Rozzoni e sono il sindaco del comune di Pantigliate. Pantigliate è io amo definirla una ridente località sull'asse della Paullese, immersa nel Parco Agricolo Sud Milano. Oggi è quanto mai importante parlare di città metropolitana, anzi, potrei anche dire che è anche urgente parlare di città metropolitane e di continuare in quel percorso che la provincia di Milano e il comune di Milano ha iniziato dopo la legge 135 del 2012. So che nonostante l'arresto avvenuto dopo la legge di stabilità, i lavori stanno riprendendo e questo è importante per almeno un paio di ragioni. La prima è legata soprattutto alla difficoltà che stiamo vivendo, il periodo di grave crisi economica e sociale, che sta mettendo i comuni in grave difficoltà e soprattutto in condizioni di non riuscire a governare. Ecco che quindi il progetto della città metropolitana, nella sua natura più trasversale e più ampia, ci dà la possibilità di ottimizzare le poche risorse che abbiamo e dare quindi risposta ai bisogni dei nostri cittadini, cittadini delle nostre comunità. Il secondo aspetto che ritengo essere importante è un aspetto direi più sociale, o meglio più di equità sociale. Nelle nostre amministrazioni diamo alla persona il ruolo più importante, la persona è al centro delle nostre pratiche amministrative e la città metropolitana ci può appunto consentire di diventare tutti cittadini della Grande Milano con gli stessi diritti e anche gli stessi doveri. Per un cittadino che abita in un comune come il mio, uscire la mattina ed arrivare al lavoro in un tempo relativamente umano con i mezzi pubblici, questo potrebbe essere già un grande risultato che la città metropolitana potrebbe portarci a ovviamente a raggiungere. Ringrazio anche per questa possibilità di questo sito sul quale ognuno di noi può anche esprimere il proprio parere, ma questo può servire, lo ritengo un progetto di collaborazione fra gli enti, a partire dal Comune di Milano, per poter per dare insomma, la massima informazione, la comunicazione più corretta e diciamo, quell'aspetto positivo che la città metropolitana dovrà assumere sempre di più per i nostri comuni.